Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Salotto del Calcio e iniziamo questa puntata mentre il Portogallo passa in vantaggio con l'Uruguay. Ovviamente ora aspetteremo qualche minuto per vedere se il gol verrà validato o meno, ma sembra filare tutto liscio e quindi Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo. E noi iniziamo questa puntata in cui parleremo appunto di mondiale, e lo faremo in modo molto ampio perché è l'argomento ovviamente che in questi giorni sta tenendo banco, ma parleremo anche di Fiorentina e anche di mercato, perché con questi primi match si sono visti anche giocatori magari interessanti proprio per la Viola, chissà cosa ne penseranno gli opinionisti in studio. Ma questa sera parleremo anche di bellezza e allora guarda, visto che questo è un argomento nuovo per la nostra trasmissione, iniziamo proprio con una ventata di giovinezza e di bellezza, perché è con noi Arianna Polidori. Buonasera a tutti. Buonasera Arianna. Buonasera. Tra l'altro ti vedo indossare una fascia molto prestigiosa. Davvero? Miss Toscana 2022, rappresenterò la Toscana fiera nelle finali di Miss Italia che sono alle porte e manca poco. Bene, quindi guarda, questa è un'occasione perfetta anche per far sì che tutto il popolo toscano si possa immedesimare in te, possa vedere in te la bellezza appunto del nostro territorio e magari chissà possono seguire bene il tuo percorso e più avanti ci dirai bene anche come dovranno fare per vedere tutti i passaggi, tutti gli step. Certamente. Poi, visto che abbiamo parlato di bellezza, presento anche la nostra Laura Pugelli. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Stasera il nostro sondaggio riguarda appunto il Mondiale in Qatar. Dopo una settimana, ormai si può anche fare, ognuno si farà un'idea su chi vince, no? Quindi, secondo voi, chi vincerà il Mondiale in Qatar? E ce lo dite al 335-848-7509. Poi ricordiamo anche che chi non ci segue in diretta sul canale 14 di TVL può farlo sui social e anche su fiorentinanews.com. Sì, perché noi vogliamo accontentare tutti, certo. Anche chi magari sta passando una serata fuori a cena, esatto, con gli amici, chissà. Intanto io vorrei ricordare il pronostico di Marco Mordini. Intanto ti do il benvenuto. Buonasera a tutti. Marco, allora mi hai lasciato, guarda, per ultimo stasera, è vero? No, non sei ultimo. Ho lasciato tutto il compatto maschile per giustamente, ultimo. Giustamente, ci sono queste tre bellezze, bisogna per forza passare in secondo piano, questo è normale. Ma lo fate di buon grado, sì, via, sì, no? Certamente. Ecco, certamente. Non mentire. Te sei andata a punzecchiare sulla mia. Sì, perché io se non ricordo male, però sì, potrei sbagliarmi, tu davi come favorita la Germania. Non è finito. Ma insomma, perché via. Si può sempre vincere, passare avanti e la Spagna batte il Giappone. Però non se la sta passando bene. No, non si sta, ma la Germania riesce a fare queste cose. Sì, a sorpresa. Si dà per morta, ma riprende sempre. Ma staremo a vedere, staremo a vedere. Invece non abbiamo avuto modo ancora di indagare chi è la vincente, chi sarà la vincente appunto di questo mondiale per Sauro Migliori, che è uno dei nostri sponsor per la carrozzeria calcianese e a cui diamo il ben ritrovato, è stato con noi anche nelle edizioni passate. Grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito. Per il mondiale io vedo favorita il Brasile, ma io tifo Argentina. Tifi Argentina? Sì. Ah, quindi... ho tanti amici in Argentina e quando vado là mi trascinano nella loro passione. Comunque è una sudamericana. Una sudamericana, sì. Potrebbe essere una finale Brasile-Argentina? Io spero, perlomeno uno tra Ronaldo e Messi vincerà il mondiale prima di smettere. Ecco, potrebbe... Uno dei due si accontenta, dai. Potrebbe essere. Paolo Loralami, anche a te ben ritrovato. Buonasera a tutti. Tu ti eri già espresso. Sì, sì, sì. Io avevo detto che secondo me avrebbe vinto il Brasile. Direi che per ora, insieme alla Francia, è stata senza dubbio la nazionale più convincente. Sì. E invece Daniele Innocenti, anche lui si era espresso. Buonasera. Ma non era d'accordo con te. Buonasera, Daniele. A me piace molto la Spagna anche. Anche il Brasile se sei vestito... sottinteso. Con una maglia. È chiaro, mi piace. Quindi. Però la Spagna ho visto una squadra vera, ho visto il Brasile individualmente, secondo me è la migliore squadra. Però la Spagna è una squadra, veramente, veramente una grande squadra. Gli manca qualche individualità, però comunque come squadra veramente a livello europeo è imbattibile, secondo me. Mondiale è diverso perché ci sono due, tre insomma, formazioni importanti, quindi magari in una partita, però arriverà sicuramente alle finali, sicuramente, nelle semifinali.
Ci sono state però delle sorprese in questo mondiale, perché non tutte le partite sono andate come ci aspettavamo, prima tra tutte quella tra Argentina e Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita si è dimostrata davvero ostica, ma anche ovviamente la partita che citavamo prima, Germania-Giappone, dove il Giappone ha fatto vedere di avere una squadra da non sottovalutare. Poi Galles-Iran, altro risultato a sorpresa, con l'Iran che ha vinto per 2-0, l'Olanda che non è andata oltre il pareggio con l'Ecuador, Belgio-Marocco, dove Amrabat sta facendo meraviglie. Marco. Certo, almeno è prossimo poi per il calciomercato, poi più qua. L'ha già detto, l'allenatore del Marocco l'ha già detto. Certo, se non cambiamo direzione, logico, poi ce lo portano via, anche lui si sta migliorando. No, ha detto bene, ci sono queste sorprese in questi gironi, il calcio è cambiato. Il calcio non è più quello di una volta, dove potevi vedere una squadra e perdeva 5-6-0, è cambiato un po' tutto. Ci sono allenatori. Ora si vede una squadra perdere 7-0. Costa Rica contro la Spagna. Sì, ma ci può essere una. Prima c'erano queste squadre materasso, invece ora è cambiato molto. Molti giocatori giocano in Europa, a giro per il mondo. Gli allenatori sono cambiati, perché arrivano allenatori anche europei che vanno a insegnare calcio, e qualcuno bravo c'è, l'abbiamo visto all'interno dei gironi, specialmente l'Arabia Saudita mi ha impressionato. L'Iran veramente ha fatto una buonissima partita. Il Giappone era già un po' di tempo, come anche la Corea, che riescono a esprimere un gioco migliore, un gioco diverso. C'è da stare attenti, a volte le sorprese, anche il Belgio, hai visto, non è messo bene, il Marocco ne ha tanti calciatori che sono a giro per l'Europa. Però è un mondiale un po' strano, ci sta che come con l'Italia, se parli della Germania, l'Italia, vi ricordate, nell'82 aveva il girone facile, poi passiamo per differenza reti e dopo è arrivata fino in fondo. Perché non c'è da vedere le ultime partite come si esprimeranno un po' tutti, che avranno voglia. Il Brasile è logico, è quello che è messo meglio di tutti per ora, come il gioco, come i calciatori e tutto. L'Argentina è normale, non poteva fare quella partita lì iniziale, però il mondiale può veramente produrre delle sorprese, e chi credi morto può risalire sicuramente. Comunque Marco, secondo me la Germania, per pensare di passare il turno e magari andare avanti nel mondiale, deve iniziare, come si suol dire, a quagliare in zona gol, perché comunque di qualità ne ha, con Gnabry, Sané, Müller, Havertz, però contro il Giappone arrivava sempre lì e non riusciva a concretizzare. Mentre, sembrava la Fiorentina. Esatto. Mentre contro la Spagna c'è voluto il guizzo nel finale di Fulcruc, non è esattamente un centravanti di caratura internazionale, ma comunque un centravanti, per conquistare un punto fondamentale, perché come dicevi giustamente, la Germania è ancora in corsa e battendo la Costa Rica può passare il turno. Ma Paolo, ma secondo te, io ho qualche sospetto però, che potrebbero già iniziare un pochino a mettersi d'accordo sui risultati, perché la Spagna, qualora dovesse pareggiare con il Giappone, taglierebbe fuori la Germania. Io credo nelle fasi successive del torneo, perché in questa fase conta molto la preparazione atletica, mi sembra che le squadre più in forma stanno ottenendo i risultati migliori, ma andando avanti nel percorso, trovarsi una Germania secondo me potrebbe essere più pericoloso rincontrarla. Sì, ma magari a seconda di come sono accoppiati i gironi, arrivando seconda invece prima e un accoppiamento più difficile agli ottavi. Ora non ricordo sinceramente gli accoppiamenti, però credo che per una squadra sia importante vincere più partite possibili, guadagnare autostima e non pensare tanto agli altri risultati, non fare calcoli, anche perché la Spagna non è già certa di passare il turno, nel senso che se dovesse perdere e dovesse vincere la Costa Rica, e sarebbe il girone più clamoroso forse della storia, passerebbero Giappone e Costa Rica. E come la Germania ha perso con il Giappone, potrebbe perdere anche contro la Costa Rica. È difficile ovviamente, però ecco, questo per dire che non credo c'è che certo. La Spagna innanzitutto debba pensare a se stessa e a vincere, poi se arriva prima, seconda, se non arriva la Germania agli ottavi è un altro discorso. Daniele scuoteva la testa sul Costa Rica vincente. No, sulla Spagna che perde dal Giappone. Ecco, però, secondo me, se pensiamo ai risultati, cioè, alla fine
il Giappone è riuscito a vincere con la Germania e poi ha perso malamente contro il Costa Rica buttando via un'occasione, credo, incredibile. Sì, ma ti ripeto, secondo me non ha vinto il Giappone, secondo me ha perso la Germania. Quando perdi quelle partite come ha perso la Germania vuol dire che molto probabilmente ti va a mancare di esperienza. Infatti la Germania ha rinnovato tantissimo, ha fatto una squadra molto giovane e quindi è mancante. Se si guarda la Croazia, che è una squadra già più esperta, è già un'altra squadra, gioca con esperienza, quindi secondo me la Croazia potrebbe essere un outsider importante per arrivare naturalmente anche nelle prime quattro, e non è la prima volta che ci arriva. Però la Spagna, secondo me, gli manca proprio il bomber, anche la Spagna c'ha sto Morata che ogni tanto è l'unico che fa go, però è una squadra che è tre step superiore al Giappone, ti parlo. Poi è normale, quando va a incontrare squadre come il Brasile, chiaro che può perdere, però ci sono quelle 3-4 squadre che secondo me... Una cosa che colpisce della Spagna, Dani, sono d'accordo con te sul fatto che a livello di gioco sia molto bella da vedere, il centrocampo che di fatto è stato trapiantato dal Barcellona alla nazionale, perché Gavi, Busquets e Pedri giocano insieme tutto l'anno e quindi hanno già Olmo in attacco, ma anche Ferran Torres. Ed è chiaro che quando hai la zona centrale del campo con già dei meccanismi ben oliati a livello di club, trasportarla tutta in nazionale poi rende il gioco più fluido. Ecco, io mi ricordo l'Italia di qualche anno fa che aveva proprio i blocchi che venivano dalle squadre di Serie A, soprattutto da lei. Da lei parecchio. Però c'era un ritmo diverso, una coordinazione diversa tra giocatori. Ora che vengono pescati un po' a destra e a manca, anche inserendo, per carità, va benissimo, giocatori giovani che è giusto che gli venga data l'opportunità, sicuramente sì. Mancini lo fa anche per mandare un messaggio, però magari sono giocatori che non si sono mai trovati neanche a fare allenamenti con continuità con l'ossatura della nazionale. Questo è un problema grosso. No, è un problema, infatti è la prima volta che i nostri CT si lamentano sia che perché giocano poco oppure si ritrovano poche volte. Hai detto bene te, prima c'era il blocco di lei, mi ricordo quando c'era Antonioni, erano 10 su 11 di lei, o 9 su 11. Poi veniva preso un po' del Torino, qualcuno della Fiorentina perché c'era Giancarlo, la Luce nel mezzo al campo, ma il resto poi erano quelli che erano quelli. Invece ora vengono presi, a parte un'esagerazione, perché insomma Agnonto, Grifo, insomma abbiamo preso gente in qua e là, e i nostri giovani poi li prendiamo, li facciamo fare gli stage, però poi dopo non li mettiamo in campo. Mancini è uno di pochi che riesce a mettere in campo qualche giovane e viene lanciato. Però bisogna cambiare, lo diciamo ormai da mesi, da anni, bisogna cambiare atteggiamento nel campionato italiano, negli altri campionati dobbiamo cambiare le formule sicuramente, se no ci ritroviamo sempre a 8 anni e siamo fuori dal mondiale, tanta roba. Troppo. Comunque Mancini sta facendo beneficenza, con tutto il rispetto, però proprio perché in questo momento lo può fare, perché cioè, non è che può già una nazionale, come si vede, sta cercando di dare un premio a alcuni ragazzi che poi non glielo darà sicuramente seguito, perché insomma non è facile fare il CT. Però c'è anche da dire che alcuni che ha visto prima di altri tecnici stanno ripagando la fiducia, perché lo stesso Raspadori è stato lui a convocarlo per la prima volta quando aveva poche presenze in Serie A, e poi Raspadori ha fatto bene nel Sassuolo, è arrivato al Napoli, ha fatto bene sia in campionato nel Napoli primo in classifica che in Champions. Quindi sicuramente Mancini è uno che ha occhi e che vede i talenti, ma in certe convocazioni secondo me manda anche un messaggio al club e dice: io da solo posso fare poco. Però ecco, Raspadori mi sembrava di un livello superiore rispetto agli ultimi convocati. Un conto è Raspadori, un conto è Pafundi, che viene dalla primavera e ancora a dimostrare tanto, piuttosto è Gnonto. Arianna, tu hai una squadra preferita in questo mondiale? Fiorentina. La Fiorentina? Allora, i mondiali diciamo non li seguo proprio perché non sono amante del calcio, non c'è l'Italia. Però tu sei vestita tutta d'azzurro, quindi l'Italia diciamo questa sera come mondiale la porti tu. Sì, mettiamola così. Però non li seguo molto. Quest'anno sono più per le moto. Più per le moto, sì. Anche perché sono cresciuta con le moto. Quindi... E poi hai avuto un'esperienza recente nel mondo dei motori. Sì, diciamo non proprio moto, però si parla di Ferrari. Sono stata ospite grazie a Sauro
alle finali dei mondiali del 2022 delle Ferrari. Mm-hmm. Sono stata lì nei box, adrenalina tantissima. E questo, il mondo dei motori in generale mi piace molto di più. Niente arrivare al calcio, cioè, ovviamente, ci mancherebbe. Però c'è la simpatia, la Fiorentina nel cuore, ovviamente. Infatti. Sì. Già un punto a favore. Sì, sì. Se mi devo mettere a vedere una partita, la Fiorentina gioca la giustamente, giusta, mi sembra giusto. Bene, allora diamo la linea alla pubblicità per qualche minuto, anche perché Laura, te non hai ancora detto, dopo questo primo giro di partite mondiali, per chi ti schieri. Quindi, ma io... No, ferma, lo dici dopo la pubblicità, tra poco. Ci eravamo lasciati qualche minuto fa con un po' di suspense, perché la Laura non ci aveva rivelato la sua squadra preferita di questo mondiale. L'Argentina. Argentina. Oppure la Spagna, io sono da... L'Argentina non era partita tanto. No, lo so, però ho capito. Ma perché ti piace Messi? Mi piace Messi, io adoro Messi, anche Ronaldo, però sono più dalla parte di Messi, come quando c'erano i Duran, Spandau Ballet, no? Ognuno si schiera dalla parte, esatto. E quindi sì, l'Argentina, ma anche la Spagna, a me piacciono le squadre comunque calienti, no? Un po'... Latine, esatto. Sì. Brasile però. Brasile... Hanno già vinto troppo. Sì, anche se il Brasile ora è tantissimo che non vince. È dal 2002, quindi, però... Ha un altro fatto. Se si parla di simpatia, ecco, preferisco le squadre... Io invece penso, credo che vincerà l'Argentina, però sarei più contenta se vincesse il Brasile. Ecco. Vedi? Comunque oggi, momento a Marcord, durante Brasile-Svizzera hanno inquadrato il pubblico e c'erano a vedere la partita Ronaldo il fenomeno, Cafu, Roberto Carlos e Kaká. Quello era il Brasile vero, anche questo è forte, ma non ai livelli di quello, secondo me. Non è paragonabile, non è paragonabile. Anche se chissà, magari potrebbero, nel corso appunto delle prossime partite, potrebbero venire fuori talenti come quello di Pedro, che non si sono espressi bene in Italia, chissà se troverà spazio. E non lo attaccato. Anche lui, vabbè. E non lo attaccato. Posticino, magari. Sì, posticino forse. Lo potrebbe trovare. La prossima la gioca, non conta nulla. Sì, appunto. Fa giocare la prossima, è quello. Sauro, comunque questo è un mondiale accattivante, perché alla fine, fino a questo momento, l'unica squadra ufficialmente eliminata è il Qatar. C'è una notizia importante. Sì, l'avevo letto anch'io. Notizia importante in diretta. Una notizia pazzesca, tra l'altro. Pazzesca. Il nostro Davide Fabrici aggiorna, si è sciolto tutto il CDA di lei, compreso Agnelli, non si sa il motivo. Proprio ora è freschissima, notizia, è arrivata anche da un nostro ascoltatore. Notizia importante. Allora, Laura, adesso fai un compito piacere. Importante, sì. Ti devi documentare su questo. Documenta un attimo, questa è una notizia. Questa sta facendo saltare il banco. Questa. È successo qualcosa. È successo qualcosa grave? Qualcosa di importante. Molto importante. Vabbè, chissà se nel corso della puntata riusciamo ad avere maggiori informazioni. Intanto, ritornando a concentrarsi sui mondiali, ovviamente i nostri telespettatori, se hanno notizie ulteriori, possono aggiornarci con messaggi, anche su Facebook, diteci quello che sapete. Non ci sono mai, magari ci arrivano voci importanti. Sauro, dicevamo, questo mondiale è interessante perché l'unica eliminata, alla fine è proprio il Qatar, che è la nazionale appunto che ospita questi mondiali, in mezzo a tutte le discussioni, però tutte le altre si stanno in un modo o nell'altro. Peggior paese ospitante della storia. Mai nessun paese ospitante era andato fuori dopo due partite. No, uno sì. Ma forse ci sono stati altri paesi ospitanti che sono usciti alla fase a gironi, sì. Tipo mi pare il Sudafrica nel 2010, ecco, Sudafrica, ma esatto, zero sì. Punti dopo due partite non li aveva mai fatti nessuno. Nessuno, quindi ha un primato perlomeno. Però ci possiamo aspettare di vedere delle partite interessanti anche in attese? Ma io penso di sì, perché ormai il calcio, voglio dire, la squadretta, come diceva Marco, la squadra Materasso, a parte il Qatar, non ci sono, anzi ci sono anche delle belle sorprese, forse è anche il bello del calcio questo, no? Ci lascia dare tutto un po' per scontato. Infatti prima si parlava qua a telecamere spente quanto l'Argentina sia forte, ma quanto dura fatica a giocare. Alla fine Messi la tiene sempre in gioco. E come magari il Brasile si è quasi scontato che vinca, perché si divertano anche. Mentre
diciamo, è un mondiale molto competitivo. Le squadre basse sono venute in su di gioco e quelle brave durano fatica. Daniele, secondo te questi exploit iniziali per alcune squadre sono dovuti a una preparazione mirata proprio al passaggio del turno e gli altri verranno fuori dopo, oppure effettivamente questo è il valore massimo che possono esprimere anche le big? Ma no, è normale. È normale nel mondiale, come si diceva, trovi delle formazioni che corrono, sono intense, soprattutto le squadre africane, squadre insomma abituate alla corsa, che tecnicamente però lasciano un po' a desiderare. Quindi, come il Camerun oggi ha rimontato con la Serbia, perdeva 3-1, gli ultimi 20 minuti fisicamente andavano il doppio. Quindi su quello, diciamo, è una dote che loro hanno, però secondo me le 4-5 squadre che si è nominato noi più forti, poi comunque alla fine la risolveranno, perché comunque hanno troppo superiori sono, sia tecnicamente poi anche fisicamente. E quindi sì, nel girone ci può essere una sorpresa come il Giappone con la Germania, se la rigiocano sicuramente non la perde la Germania, questo è sicuro. E può capitare una partita, purtroppo ci sono delle situazioni dove ti si possono mettere male, negative, e poi come del resto anche positive. Quindi ci ricordiamo l'Europeo che abbiamo vinto noi. Cioè, abbiamo con la Spagna ci hanno stradominato, abbiamo vinto a rigori, poi con l'Inghilterra abbiamo vinto a rigori, abbiamo avuto anche insomma diverse fortune con il Belgio, con l'Austria potevamo perdere. Quindi ci sono dei fattori che poi giustamente l'abbiamo meritata, ma non siamo stati superiori a nessuno, ecco. Diciamo che abbiamo vinto per merito, ma con tutte partite giocate. Invece secondo me il mondiale ci sono 3-4 squadre di livello superiore che arriveranno in fondo. È anche vero che l'Italia, quando ha vinto gli europei, aveva nel gruppo una grande serenità che attualmente non la riscontro in tutte le big di questo campionato mondiale. Forse il Brasile, ecco, lo vedo effettivamente più brillante, si diverte a giocare. Ecco. La Francia ha un mix che può essere assolutamente vincente, cioè grande qualità a livello individuale e grande compattezza. Cioè veramente la Francia potrebbe mandare al mondiale una seconda squadra che sarebbe comunque competitiva. La Francia ha vinto il mondiale del 2018 senza Benzema, a ridosso del mondiale Benzema si è infortunato, anche se sembra che possa recuperare, è entrato Giroud e ha fatto doppietta la prima partita, ha come centrali 6 alternative che sono tutte titolari nei rispettivi club, non sta risentendo dell'assenza di Kanté e Pogba, cioè è veramente una squadra forte, bella da vedere, con anche grande unità, perché poi nel mondiale, come è stato detto, vincono i gruppi migliori, non le migliori sommatorie di individualità. Il fatto della tranquillità, questo sì, ma è un fattore che riguarda secondo me le squadre un po' inferiori, perché vengono a giocare senza problematiche. Per dire, l'Argentina, se ha perso la prima partita, è un dramma, e questo può succedere alla Germania che ha perso la prima, perché ci sono delle pressioni in certe nazioni dove sono le favorite, è chiaro. Quindi quando vai a giocare con squadre che bene o male non hanno niente da perdere, può darsi che trovi delle situazioni o dei momenti dove vai in difficoltà. E quindi secondo me la tranquillità l'Italia non è che ce l'aveva, è che magari giocava contro squadre magari anche di rango superiore e non aveva niente da perdere. Diciamo che se perdevamo era normale, e quindi tutto quello che girava d'intorno, poi hanno fatto bene, era di guadagnato, e giustamente hanno vinto meritatamente. Però ecco, secondo me le grandi squadre hanno, non solo sono più forti, ma hanno anche questa situazione qua, che in una partita secca puoi perdere tranquillamente. Quindi è un mondiale, ecco, diciamo, non è un campionato. Risultati sempre imprevedibili. Ci ha scritto un nostro telespettatore su una squadra del mondiale, giusto Laura? Allora, sì. Aspetta, vediamo, perché ero presa dalla notizia dalla notizia della Juventus. Infatti, perché cioè, alcune notizie non la voglio dare. La Gazzetta dice che le dimissioni sono dovute a un coinvolgimento di plusvalenze e contestazioni Consob.
E si è dimesso tutto il CDA, compreso molto grave Agnelli, questa cosa, devono stare molto attenti. L'ultima volta che è successo sparire una cosa del genere alla Juventus, appunto, è stato prima di Calciopoli. Ma si sapeva, questo è già un po' di si tempo, sapeva che questa cosa si sapeva, adesso è ufficializzata, stanno indagando direttamente, potrebbe anche scomparire, nel senso partire non si sa, ma molto grave questa cosa, questa delle dimissioni di due CDA con Pesagnelli. Si che va non, sulla cosa abbastanza si respira pesa. Un clima rilassato e tranquillo. Comunque, insomma, è abbastanza. Ci saranno Chiesa e Vlahović ora. Parlando del discorso delle plusvalenze, parlando del discorso delle plusvalenze, mi viene da dire una cosa: al di là dello sfottò nei confronti di lei, che è sempre divertente, ma se per le plusvalenze condannano solo lei, non cambia niente, perché le fanno anche tanti altri, infatti, comprese le squadre che hanno fatto le trattative con lei. Quindi, se vogliono fare un qualcosa contro le plusvalenze, che lo facciano in modo più ampio. Almeno qui, qui non si parla che hanno fatto qualcosa, si parla che si è dimesso. E quando si dimette uno staff del genere, appunto, molto probabilmente sanno di aver fatto qualcosa, appunto, perché se no si dimetterebbe. Qualcosa di grosso. Adesso verranno fuori. Perché, se è vero. Verrai, poi compra, i soldi non ce l'hanno, i debiti si accumulano, vedrai qualcosa c'è sotto e non quadra. Ma, giustamente. Marco, ma noi ora. Questo è un problema veramente importante. Noi dobbiamo ancora avere dei soldi? Sì. Perché sì, questa cosa mi preoccupa questo. Anche perché ce li riprendiamo. Quelli che hanno dato si lasciano da una parte e ci riprendiamo i 2 milioni. Da lì potremmo ripartire. Diciamo che per quanto ho visto finora, Vlahović insomma, non ha goduto di grandi benefici da questa permanenza. Infatti, l'ho visto panchina. Molto nervoso anche durante parecchio nervoso perché non ma parte non è di che Vlahović di quando si alza il livello comincia a soffrire, perché fino a quando mi sembra strano, era alla Fiorentina faceva un gol a partita, ma il campionato italiano non è il campionato è diverso. Quando vai a giocare contro questi giocatori qua è difficile, infatti vediamo nel campionato, nelle coppe dei campioni noi valiamo poco, però anche in Italia quest'anno Vlahović non è che abbia fatto questo no grande, infatti però se Vlahović non gioca un minuto, io credo che insomma l'allenatore, se è forte e vede che il giocatore vale, non credo lo tenga fuori, quindi motivamente è perché vede le situazioni rispetto a altri giocatori di inferiorità, è chiaro, in questo momento. Perché poi insomma, dopo, se no, uno che Vlahović va fatto giocare. Chiaramente, se un giocatore è forte, gioca sempre. Come tornando al discorso di Giroud, nel Milan gioca e segna, in Champions come in campionato, entra nella Francia al posto di Benzema, gioca e segna. Quindi non soffre, poi, evidentemente. A me personalmente, da quando è venuto via a Firenze, Vlahović non è che mi ha impressionato. No. Ha fatto alcune partite buone, però non è arrivato. Ha fatto gol, ma ha tirato alti. Due volte in porta. Sì. Spesso e volentieri la situazione della squadra non difende mai la palla, perché la difende molto, molto male rispetto a quando era a Firenze, nel senso che spesso e volentieri viene anticipato, cioè non è che ha fatto benissimo, ha fatto meglio. Quindi, Milik nella prima parte, secondo me anche Giovane, c'è da rivederlo, che era a Firenze, non è quello lì veramente lui, i meccanismi, poi c'è questa confusione interna che in squadra che si sono ripresi ora, però all'inizio specialmente fino a 3, 4, 5 domeniche fa non era messa bene poi lei. Ho sentito anche dei commenti quando la Juve aveva preso Vlahović che era praticamente l'Haaland per la Juve, ora prima di arrivare a Haaland ce n'è da fare. E come io si guarda la Formula 1, quando un nuovo ragazzo vince qualche gara, è il nuovo Schumacher. Sì, il nuovo Schumacher, immediato. Ce n'ha da fa chilometri di gare, di giri. Per me era stato un accostamento un po' troppo azzardato. Sono per valorizzare a livello economico. Sì. Ma tanto questi paragoni finiscono sempre per bruciare i ragazzi. Negli ultimi 20 anni quanti nuovi Zidane abbiamo visto? Che poi esaurito il momento, diciamo. Non parliamo dei nuovi Pirlo per la nazionale italiana, certo. Che insomma se ne sono susseguiti tanti di nomi, ma nessuno poi effettivamente ha preso il posto di Pirlo. Il nuovo Baresi. Ne è uscito un altro. Ecco, ma forse è sbagliato proprio Marco andare a cercare
Il nuovo, 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 il nuovo,
ci si deve rifare, assomiglia a, sembra Tizio. Subito, i giornali sono così. No, ma anche Raspadori, che però ha fatto molto bene, al primo gol in Champions hanno detto ha qualcosa di Tevez, qualcosa di Agüero. No, lasciamolo tranquillo questo ragazzo che sta facendo bene senza paragoni che secondo me hanno la R, la R è la uguale. A me su questo tema piacque molto l'intervista, però qui apro parentesi e la chiudo, di quando arrivò a Firenze Callejon, perché gli venne chiesto ma sei il nuovo sostituto di Chiesa, e lui disse no, io sono Callejon. Poi lasciamo perdere il seguito, sì, però insomma, diciamo che i buoni propositi c'erano. L'abbiamo visto. Sì. Fare la gita. O non lo abbiamo visto. La gita sull'anno è venuta a fare. Anche lui. Era un bel calciatore, però poi era finita delle amici fiorentini che mi diverto, ci dicano sempre noi vi compriamo i meglio della Fiorentina, voi li tirate su e noi li compriamo. E io gli dico sempre, ma se erano... dei fuori classe li vincevamo noi la Champions League prima di mandarli. E invece non mi sembra che risultato è il solito al momento, ecco. Dunque, visto che si sta per concludere la partita tra Portogallo e Uruguay, noi andiamo in pubblicità per qualche minuto, poi torniamo, vi aggiorniamo sul risultato, leggiamo un po' di messaggi e poi vediamo se i nostri opinionisti hanno individuato qualche calciatore interessante per il calciomercato di gennaio per la Fiorentina. A tra poco. 93esimo addirittura abbondante per la partita tra Portogallo e Uruguay. 9 minuti di recupero, ragazzi. 9 minuti di recupero, una partita interminabile. Laura, cosa è successo durante la pubblicità? È successo che è stato assegnato un calcio di rigore al Portogallo per fare una mano di Jimenez, quindi gol di Bruno Fernandes. Anche se appunto Ronaldo stava cadendo, non so cosa infatti, poteva fare per evitare. Ci tagliava la mano direttamente. Ha fermato il pallone, il braccio era molto staccato dal corpo. Anche a me, dopo come dicevo nella pausa pubblicitaria, non sembrava rigore, però dall'altra telecamera si vede il braccio era molto staccato. E quindi se l'ha rivista al VAR, io sono d'accordo con la decisione. Quindi 2-0. Sì, al momento, ovviamente, i giocatori dell'Uruguay tristi e messi in panchina perché il risultato sembra netto essere abbastanza definitivo. Stasera però abbiamo detto parliamo anche di bellezza, parliamo anche di Arianna Polidori che è la rappresentante della Toscana a Miss Italia 2022, stasera è qui con noi. Tra l'altro a proposito di bellezza io devo anche ringraziare Beverly Hills 5100 perché come sempre ci ha fornito questi abiti belli e luminosi. Luminosi, tantissimo. Sembrano un po' anni 80, no? Si diceva prima. Cerchiamo di abbagliare il reparto maschile. Facciamo questi tentativi. No, ringraziamo Diana Nannini, che è la titolare, anzi vi invitiamo ad andare a trovarla e chissà che poi questi abiti non vengano anche utilizzati per qualche sfilata di moda. Io in realtà so che via via il negozio organizza delle sfilate molto belle dove presenta le collezioni e sicuramente una sfilata importante appunto dovrà sostenerla Arianna perché a breve ci saranno le finali. Ma io sono curiosa di sapere com'è che è iniziata questa avventura. Allora, questa avventura è iniziata partendo dal fatto che è un sogno. Quindi fin da piccola, grazie ai miei genitori, mi portavano in negozi per sfilare, quindi già dalla tenera età, 5-6 anni. E infatti grazie a loro, che mi hanno dato tanto supporto, mi hanno iscritto loro, perché io diciamo non avevo tanto coraggio, perché può sembrare banale ma non è facile. Non si tratta solo un concorso di bellezza dove c'è solo bellezza, c'è tanti sacrifici dietro, e è una cosa molto importante perché poi uno inizia un impegno e deve portarlo a termine. Io è da giugno che mi impegno su questo concorso, sono felicissima perché mi sono emozionata, perché ho conosciuto tante ragazze, perché la solidarietà esiste e il concorso di Miss Italia su questo ci sensibilizza tutti i giorni e non solo, e poi proprio il fatto di mettersi alla prova. E lo consiglio davvero tanto di farlo, perché non provarci? Provare un'esperienza. Quindi, esatto, quindi mi sono chiesta perché no, ho detto andiamo incontro al sogno, perché i sogni nel cassetto rimangano lì a fare la muffa, no? Quindi ho detto ci si prova.
mal che vada. Senti, sei riuscita a stabilire anche dei rapporti di amicizia con altre ragazze? Perché in realtà alla preselezione, diciamo, eravate tantissime. Sì, eravamo... Allora, siamo partite a livello regionale in una settantina al casting, per poi arrivare alle 25 finaliste della Toscana. Poi dalle 25 è rimasta solamente una, che sono io, e il rapporto con le toscane un po' così e così. Che, alti e bassi. Alti e bassi, esatto. Diciamo, tutta questa solidarietà non c'è stata. Però ora, a livello di finaliste proprio di Miss Italia, nonostante siamo una per regione, siamo molto, molto unite. Alla fine siamo tutte a rincorrere un sogno, quindi ci sta un po' di tensione. Però il rispetto c'è, anche perché Patrizia Merigliani su questo è molto, molto, molto ferma. Ecco. Tra l'altro, appunto, dicevi, Miss Italia è un concorso che sensibilizza anche su tanti temi. Voi avete, esatto, portato avanti tante campagne di sensibilizzazione, soprattutto legate al mondo femminile, quindi, esatto, alle donne. Sì. Una in particolare per l'Iran, la situazione che c'è in questo momento in Iran. Ce la vuoi raccontare, sì, brevemente? E praticamente tutte le Miss hanno tagliato una ciocca di capelli, hanno espresso un loro parere, hanno fatto un video, c'è stata molta libertà su questo, proprio per farci sentire, no, lì vicine. E tante ragazze iraniane a me mi hanno commentato, mi hanno ringraziato, non solo a me ma anche alle altre Miss, e fa piacere, perché per noi magari è un concetto più banale, che la donna italiana è molto più libera, no? Diciamo, rispetto a loro, esatto, perché succedono anche qui queste cose, certo, ricordiamocelo. Però è stato molto bello, e anche ora il 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche su questo abbiamo partecipato a un'iniziativa, e davanti al Ministro della Cultura abbiamo recitato degli aforismi contro la violenza sulle donne, ognuno aveva il suo, è stato molto, un momento molto toccante. Perché alla fine è da questa età che bisogna, no, crescere, certo, bisogna essere donne forti. Cioè, ma non è una cosa insomma, facile, molti pensano, uno va lì, fa una sfilata, no, c'è un lavoro dietro, c'è un sacrificio dietro. Ma non è, certo, no, ti viene anche dagli studi, esatto, e tutto, non è che uno arriva così e fa le cose a caso, e poi insomma, magari è intervistata, insomma, c'è un grande lavoro, un grande sacrificio dietro, sia della famiglia, di Tomene, che tuo. Esatto, sì, anche a livello di tempo. Certo. Il tempo alla fine è denaro, quindi uno se dedica del tempo a una cosa è perché è una cosa importante, una cosa a cui ci tiene. E quando le persone lo banalizzano mi dà un po' fastidio, anche perché conosco la famiglia di Miss Italia, la sto conoscendo, è una bella famiglia. Quindi quando dicono, sì dai, è un concorso di bellezza che vuoi che sia, mi fa rabbia quasi, vero, perché non è che ho sorriso, allora sono bella e allora passo, c'è, no? Un insieme di cose, certo, che guardano la giuria, guardano, sì, tutto, prima della finale, quindi alla semifinale fatta a Fano, ci hanno fatto fare un questionario, certo, ci hanno proprio messo alla prova, ecco, c'è stato un dialogo, perché come dice Patrizia Merigliani, la bellezza non deve essere una colpa, e la bellezza non è solo bellezza, ci sono anche tanti valori dietro, c'è un cervello, un'intelligenza, esatto, normale, no, insomma, si va anche da poche parti se non c'è quello, insomma, esatto, solo la sfilata, sì, insomma, è una bella responsabilità, insomma, rappresenti la Toscana, davvero, si fierissima, spera veramente che da fierissima, qui veramente ti si possa lanciare poi a fare una bellissima cosa, è vero. Tra l'altro tu sei di qui vicino, perché sei di Prato, giusto? Sì, Prato, quindi... originaria di Montemurlo. Ah, quindi proprio a metà, esatto, strada. A metà strada, esatto, sì. Senti, tu hai anche qualche passione a livello sportivo, perché mi dicevi hai fatto danza. Ho fatto danza a livello agonistico fin da piccola, poi ho smesso di dedicarmi allo studio. Diciamo, mi piace andare in palestra, prendermi cura di me stessa. Ma lo faccio anche per, come ho detto, alla semifinale a Miss Italia. Ah, guarda, stiamo qui vedendo filmato, immagini, esatto, intanto. Qui ho preso questo sorriso. È stata un'emozione unica, perché non me l'aspettavo. Era l'ultima chance per poter accedere alle semifinali tranquilla. Ecco.
eccoci qua, ti vediamo intervistata. Sì, ma è poi stata davvero un'emozione. Ma poi un obiettivo, abbiamo visto molte volte anche Miss Italia, molte piace la recitazione, esatto. Sono andate idee, te anche sì. Un qualche obiettivo al di fuori del tuo lavoro che è principale ora e anche per dire, non so, recitazione, cercare di entrare insomma, in dei cast, in qualcosa di importante anche. Mi piacerebbe se il mondo della TV in generale e dello spettacolo, intesa anche come serie TV o film, certo. Però anche il mondo della moda l'apprezzo, purtroppo mi hanno sempre detto ci sono degli standard sull'altezza e quindi su quello forse non potrò sfilare su passerelle importanti, però Miss Italia ha scoperto tanti talenti, non solo bellezza, non solo moda, anzi attrici come Miriam Leone, per certo, esempio, quindi perché no? Ci tanto ti tieni aperta a tutte le porte, tutte le porte, giustamente, perché no, e sì, poi sì, sceglierai con calma anche perché esatto, sei giovanissima. Non bisogna limitarsi, è una cosa che non mi piace fare. Anche solo Miss Italia che vince, ma c'è anche quelle prendono altre fasce e da lì può partire. Esatto, e prendere, perché ci sono gli sponsor. Ci sono gli sponsor e prendere altre strade. Esatto. Noi speriamo sì, vivamente tu possa veramente fare una grande carriera. Intanto mi sembra che tu abbia fatto il primo passo, il più importante, cioè di prendere questa esperienza come qualcosa che ti arricchisce. Esatto, quindi questo sì, è fondamentale. Poi tutto quello che verrà sicuramente sarà un successo. Sarà un successo. Il salotto del calcio di solito porta certo, bene. È vero, è vero. Speriamo. Non ti dimenticare di noi. No, no, assolutamente. Poi tornerai a magari ritorno. Certo, sicuramente, sicuramente. A raccontarci anche com'è andata proprio la finale. Poi ovviamente ti possono, i nostri telespettatori ti possono seguire anche sulla pagina Instagram, sì, possono certo, ci darai notizie piacere, su quando ci sarà la finale, in modo che potranno anche sapere come votarti. Esatto. Perché sì, ci daranno anche la possibilità di volare, di votare per la nostra certo, Arianna, perché giustamente poi è rimasta l'ultima toscana in gara, l'unica. Dobbiamo sostenerla tutti, poi se lo merita, perché davvero una splendida ragazza. Grazie, quindi complimenti. E visto che stiamo parlando di successi, di top, di persone che si distinguono in qualcosa, il nostro Marco Mordini ha fatto anche questa settimana la classifica dei top della settimana. Non so cosa abbia combinato, quindi adesso lo scopriamo insieme, come sempre. Lanciamo subito la sigla e poi gli passo la parola. Perché si collegava bene. Allora, per i top di questa settimana facciamo veloce, sono un paio, se voi non avete delle aggiunte di qualcosa. Metterei Amrabat sta facendo veramente un ottimo lavoro e col Marocco è uno dei migliori. Ora, piazzato davanti alla difesa, con noi sta migliorando piano piano, non era a questi livelli. Insomma, col Marocco si sta dimostrando un calciatore eccellente, lo abbiamo visto in campo. Poi speriamo che quando torna ci possa dare un apporto superiore. E poi voglio mettere Riccardo Sottile, perché sapete tutti che si è operato alla schiena, l'ho sentito ieri l'altro per messaggio, mi ha detto sta bene, ha voluto prolungare un po' per vedere se non si operava, però d'altra parte è molto giovane, infatti, perché a questa età operarsi, insomma, è nel disco e tutto, ci vorrà una quarantina di giorni, 40-50 giorni. Sicuramente gli ho detto tornerai, ecco, mi mette sempre a grande regina insieme, tornerai, gli ho detto, più forte di prima, perché abbiamo bisogno di Riccardo in campo al meglio, cioè, sicuramente avrà da riprendere un attimino la forma e tutto, però quando tornerà sarà sempre alla grande, perché era partito molto molto, perché un abbraccio a Riccardo Sottile. E hai concluso io così. Concluso, non ci sono io altri. Metterei, visto che non mi ha detto niente,
tutto il CDA della Juventus. Oh, sì. Questo perché giustamente questo segnale mi hai preso così in diretta, secondo me è una cosa che ci ha dato l'opportunità di dirlo, eh. Però non avete scoperto, cioè, altre notizie in più per non ora ci sono, no, per ora no, questo della domani giornali per ora niente, non trapelano notizie, ma è Roma grossa, sono informazioni Roma grossa. Tutti insieme Roma molto grossa. Il fatto che non trapelino le notizie, sì, ci fa ancora più sospettare, sì, che si tratti di qualcosa di, può, di grave, Agnelli, ma era una cosa, no, è ma una coda stanno aspettando che finisca il mondiale d'Italia e poi, sì, dopo parla. Esatto. Ma è una coda che ti strace da diverso tempo, ti viene tirata da diverso tempo. Qualcosa deve succedere, gli atteggiamenti strani. Però io sono d'accordo con Paolo che non, cioè, non ha senso andare infatti a punire soltanto una squadra, anche qualora ci dovessero essere dei provvedimenti importanti, e lasciare tutti gli altri impuniti. Cioè, mi sembra che si vada a cercare il capro espiatorio che paga per tutti. Ma questo, eccoli. Insomma, poi da quando è arrivato arriva bene. Ora io vorrei sapere che cosa ci fa lui nel mondo del calcio, perché proprio già aveva fatto danni, danni grossi alla Ferrari, sì, appunto. Poi di qua poi è stato non, messo. Non arriva bene da no, nessuna parte. Ma è meglio che lui vada a fare il gioco delle bocce. Un po', dispiace che il CDA viene sciolto, perché ci dava delle soddisfazioni a noi. Sì, sì. Invece niente, però saremo a vedere cosa succederà. Non ti sbilanciare troppo, no, Marco, ancora non sappiamo niente, non ancora sappiamo, non sappiamo. Però, insomma, come no, top vorrei aggiungere nuovamente la vittoria del Pistoia Basket, perché fai bene, visto che porta anche bene, certo, tra l'altro a proposito di ieri, sì, abbiamo vinto 63-47 con Chiusi in casa, era derby tra l'altro, e ci siamo imposti, insomma. All'inizio è stata un po' complicata, ma poi sono venute fuori le difese, la difesa della squadra e le bombe del capitano che hanno... Primi alla grande. Poi avremo una sorpresa noi prima di esatto Natale. Prima di Natale, non una diciamo sorpresa ora, dice ma mai. Prima di Natale avremo una sorpresa a un grosso personaggio. Facciamo come il CDA della Juventus. Per ora non diciamo no niente. Anzi, diamo la linea alla pubblicità ancora per qualche minuto e poi torniamo al salotto del calcio. Ancora nessuna notizia sul perché dello scioglimento del CDA di lei. Cosa sarà successo? Chissà cosa sarà successo. Però intanto io ci ho pensato, nei top, guarda, voglio essere provocatoria stasera, voglio aggiungere per il gol che ha realizzato per il 2-0 del Brasile, Richarlison, che non aveva fatto niente per tutta la partita. Non ha fatto niente tutto l'anno, non solo per tutta la partita, per però tutto l'anno. Quando conta, ma solo per i calciatori che fanno quei due gol così poi rispariscono. Non ti piacerebbe? Ma non mi piace assolutamente. Un no, non andiamo su questo perché proprio. Allora te ne propongo un altro, guarda, così entriamo nel vivo del calciomercato. In questo momento, ecco, guarda che gesto atletico, guarda, a Firenze non se ne vedono di questi gesti, quindi ce ne sarebbe sembra bisogno. Quello delle figurine. Visto? È finito, l'hanno fatto apposta per il mondiale, per mettere. Invece, in questo momento, in testa alla classifica cannonieri, ovviamente si parla di pochi incontri, quindi non è che abbiamo grandi numeri, però c'è Mbappé, che mi sembra, non so, magari inarrivabile per la Fiorentina. Magari. Occhio e croce. E poi abbiamo Valencia dell'Ecuador, che mi dicono essere un po' una testa calda. Potrebbe essere un profilo questo. Ma potrebbe essere un Edmundo, un nuovo sì, Edmundo. Sì, sono quei calciatori. No, è vero, è vero. Lui potrebbe essere un profilo. Ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe. Quando c'è il carnevale laggiù da loro? Sì, in no, Ecuador, carnevale in Ecuador. Dobbiamo indagare. In Ecuador, che non lo so, fanno il carnevale in Ecuador. Ma presso uno che fa il carnevale quando il campionato è fermo. Ma lui potrebbe essere un profilo interessante. Sì, eccolo qua. Ecco, un po' una testa calda, non so quanto possa piacere al patron, perché Rocco Commisso ha già dimostrato con Nico Gonzalez di non apprezzare molto gli atteggiamenti sopravvenuti. Più che altro in questo periodo l'anno scorso anche Cabral sembrava un profilo interessante, io vorrei dire. Mondiali è già un altro discorso. Di tempo, certo. Ma mondiali è un altro discorso, mondiale sì, qui si vede qualcosa. Potrebbe essere una sorpresa, secondo quanto costa. Come dire molto quanto costa. Ma non è mai una novità, per vedere il dollaro di Verziani che fa sì, gol. Sì. È che molto probabilmente se dicono che è una testa calda, molto probabilmente sì, se no non sarebbe stato in grandi squadre, perché è un buon giocatore davvero.
però moderatamente sì. Ci avrà qualche difetto caratteriale, penso, perché se no altrimenti è uno che fa gol, i gol li fa. Non punteresti fa. Su di lui? No, non lo so, non lo conosco. Qualora fosse non ho idea. Possibile. Diciamo, al posto di quello che ci sta ora lo prenderei. Perché, forza, penso, ora. Perché ora. Potrebbe fare uguale, bene o male, quindi provare. Però ecco, è un profilo che secondo me è già diverso tempo, è già diversi anni, sì. Quindi lo conoscono sicuramente, non è un ragazzo giovane che viene su ora. Come io punterei tanto sui ragazzi africani, ho visto anni. Tantissimi ragazzi fisicamente forti da affinare un attimino, cosa che giocano in squadre comunque estere, in squadre insomma sempre a prezzi livello. Giusti le prenderesti a prezzi giusti ora, però insomma sono nazionali dove vedi che hanno fisicità, hanno tantissima intensità e quindi sono convinto che possano far bene. Però per esempio anche di Sabiri si diceva la settimana scorsa e non è chiaramente che un gol al mondiale può cambiare le cose. Lui come giocatore non è male, il discorso è che in quel ruolo la Fiorentina ha già Barak, Castrovilli potrebbe giocare lì, Bonaventura volendo può giocare lì, quindi considerando che l'italiano gioca sempre con i due esterni offensivi e non magari con due o tre quartisti, secondo me non è in quel ruolo che la Fiorentina deve ma investire. Ma poi stanco il giorno lo fa nemmeno giocare, insomma ha fatto poi presenze, non è che ha 20 anni, ha 27 anni se non mi sbaglio, insomma io adesso un altro tipo di profilo si potrebbe andare, stiano tentando con Arnautovic, ma non credo che Bologna si disfaccia di quel calciatore lì. Non penso veramente. Volevo dare Malay in preso, che Malay sembrava un calciatore fatto fuori direttamente, giocava sempre, ora al Bologna, vogliamo dare al Bologna. Ma Arnautovic quanti anni ha di contratto? Perché se ne scade quest'anno non so se scade il prossimo anno Arnautovic. Può venire via. Poi non credo che il Bologna sia una squadra che se gli dai due soldi non te lo dà. Ma non credo a gennaio il Bologna si disfaccia di Arnautovic, non lo so. Ma io credo che la situazione del Bologna sia ancora un po' troppo precaria per decidere di fare a meno. Comunque di già noi si diceva anche l'anno scorso di restare Arnautovic, già due anni e questo sta facendo bene. Sì. È veramente un profilo importante. Il Serie A sta facendo veramente i gol bene. Fa. Fra l'altro il nazionale, anche il nazionale, insomma, sta giocando. Sta, per me, insomma, potrebbe essere veramente ci un profilo importante preso da una squadra che secondo me potresti prelevarla tranquillamente, che non è alla Juve, è al Bologna. Però, quindi Bologna, sai, meno male, con due soldi magari. Ma va via lui, i occhi di... Nel senso, lo so, ma il Bologna meno Orsolini, male... Non è che a livello di Arnautovic. Sì, ma poi sono due ruoli diversi. Arnautovic è centravanti, Orsolini seconda punta barra esterno offensivo. Quindi se la Fiorentina decidesse di... non puntare più su uno tra Cabral e Jovic potrebbe essere un'idea interessante. Lui, mentre a livello di esterni offensivi tra Gonzalez se non va via, Sotil che rientra, Kwame, insomma ce n'è diversi, ma Jovic non rimane di sicuro. La questione Nico Gonzalez sembra che stia prendendo una piega diversa da quella iniziale. C'è stato un riavvicinamento tra la società normale. E il giocatore, anche perché il giocatore comunque è fortunato in questo momento, insomma il mercato forse non lo richiede neanche più di tanto, e la Fiorentina comunque ha bisogno di un giocatore come Nico Gonzalez, quindi si sono un po' venuti incontro. Sì, si stanno venendo incontro. Lui era molto arrabbiato all'inizio, quando è arrivato, normale, perché insomma vai al mondiale poi non lo giochi, non è che ha 20 anni anche lui. Però sicuramente giustamente va recuperato, perché è un profilo importante, è un profilo dove è uno dei pochissimi che tecnicamente sa giocare al calcio, che salta l'uomo e può avere un estro per fare qualche gol, però deve fare un minutaggio, no? Altrimenti non lo possiamo andare su altri profili. Un'altra volta c'è il nome di Bairami, ma cosa se ne fa della Fiorentina di Bairami? È lo stesso discorso di Sabiri, uguale identico. Sono ruoli coperti, non ma ce non l'abbiamo. Ma non può andare via ora Gonzalez, perché Gonzalez ha fatto tre partite. Quindi chi è che compra Gonzalez? No. Questo avviene da infortuni continui. Okay, quindi non vale né per lui né per la Fiorentina darlo via. Quindi secondo il punto di vista più logico, io parlo di logica, poi la logica non esiste, te devi rimanere a Firenze, la Fiorentina ti deve far rimanere, ti deve far giocare, devi far vedere, devi dimostrare. A quel punto a fine anno hai valore,
comunque potrai ambire a situazioni importanti, certo. E la Fiorentina comunque hai dato un contributo. Ma adesso no, non vale né per la Fiorentina e non vale né per il Fiorentina. Ma la cosa migliore, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è che ci sia un incontro in sede o nello spogliatoio tra Italiano e Gonzalez da soli, senza cimici, senza nessuno, che si dicono, guarda, che soprattutto l'allenatore dice al giocatore: noi abbiamo bisogno di te perché sei un giocatore forte, te hai bisogno di noi per ritrovare minutaggio, veniamoci incontro, finiamo la stagione insieme, cerchiamo di fare il meglio possibile per il bene della squadra e per il bene tuo, e poi a luglio vediamo. Sicuramente vuole andare, già c'era le voci, voleva andare via quando è stato venduto Tornera, perché è molto amico di lui. Se vuole andare via, andrà via, tanto noi non ci facciamo niente, calciatori che giocano nella metà del campionato, forse anche meno. È un buon giocatore, ma è sempre infortunato. Di Bairami la lasciamo perdere. Noi ci serve ora un difensore e un attaccante. Se riusciamo a trovare questo, la squadra non è male, possiamo rientrare per un'Europa League e cercare di arrivare al sesto posto. È difficile, ma ci possiamo provare. Se invece continuiamo così su questa falsa riga e non investiamo, e allora diventa veramente un problema e galleggeremo sempre in quella posizione. Anche perché se Nico Gonzalez sembra destinato a restare, perché appunto c'è stato un riavvicinamento tra le parti, viste anche le partite del mondiale, ci sono altri giocatori che invece potrebbero anche decidere di prendere altre strade, perché penso ad Amrabat, che in questo momento sta facendo molto molto bene, è stato consigliato anche dall'allenatore del Marocco di trovare una squadra più blasonata che gli possa dare la possibilità di esprimersi al meglio, e anche Milenkovic, che comunque ha giocato una gran partita. Quindi questi giocatori sono dei punti fondamentali dell'ossatura della Fiorentina, Sauro. No, quello sì, è vero, sono dei punti fondamentali, però del resto noi, non facendo le coppe, quando un giocatore da noi gioca bene cerca subito di andare a giocare le coppe, in particolar modo la Champions League, sperando che un domani siamo noi la squadra ambita per far venire i giocatori. Nel frattempo però la mia paura è che inizia il teatrino ora di Amrabat, che firmerà, non firmerà, a fine anno se non firma va dato via. La paura è questa, siamo sempre nei soliti discorsi, cambia il giocatore, ma i discorsi sono sempre i soliti. Non riusciamo a trattenere i nostri, diciamo, i nostri eroi, fra virgolette, cioè quelli che dovrebbero essere i punti di riferimento per una squadra vincente. Ora dovrebbe rientrare anche Castrovilli a breve, perché comunque sì, si è allenato anche in questi giorni con il gruppo, quindi importante lui. È una presenza importante. Daniele, il recupero di Castrovilli sicuramente può far bene alla squadra, anche se non risolve i nostri problemi, perché l'abbiamo detto tante volte, nel mezzo del campo abbiamo una sovrabbondanza. Sì, vabbè, sì, Castrovilli rientrerà, dovrà recuperare, perché comunque ci vorrà un po' di tempo, quindi credo arriverà a fine campionato. Comunque può far comodo. Negli ultimi due mesi sarà sicuramente un giocatore fresco, quindi che può dare anche, secondo me, una mano. Per quanto riguarda il discorso dei giocatori che vanno via, è normale, cioè, lo diciamo da anni. Cioè, noi siamo una squadra dove non abbiamo ambizione, non diamo un obiettivo di alta classifica, perché non lo diamo né in partenza e né durante il campionato, perché comunque stiamo facendo bene negli ultimi due anni, ma è sei anni che stiamo in fondo alla classifica. E quindi il giocatore che viene, è chiaro che se Amrabat l'anno scorso ha fatto male e è rimasto perché non lo prendeva nessuno, è chiaro, quest'anno fa bene e va via. Perché? Perché purtroppo la Fiorentina è questa, e il prossimo anno la Fiorentina sarà questa di nuovo e non sarà meglio. Quindi noi ci mettiamo in testa di comprare chi? Compreremo altri giocatori come quelli che abbiamo ora e faremo cambi. Quindi un giocatore che ha una richiesta importante, per quanto mi riguarda, fa bene andare via, per quanto mi riguarda, crescere, con tutto il dispiacere, perché se fossi Milenkovic non rimarrei sicuramente. Perché? Perché un giocatore, oltre a guadagnare, vuol vincere, perché l'ambizione è di migliorarsi. Ma se noi non miglioriamo mai, se arriva le sirene all'Inghilterra, è un campionato importantissimo, è normale che Milenkovic ora è un po' sotto accusa, perché insomma sì, è il fautore del fallo su Neymar, che
l'ha portato insomma a doversi ritirare. Però ha fatto delle ottime partite. Ha fatto una bellissima prestazione. Ha fatto molto bene. Voglio fare una domanda io agli esperti di calcio. Una considerazione, cioè ora squadre come la Fiorentina che hanno pochi nazionali, che userà questo tempo per rimettere in sesto i giocatori infortunati, si allenerà, si preparerà bene, mentre le squadre che hanno tanti nazionali arriveranno e dovranno fare un'altra parte di campionato. È fatica. Dovranno riposare e poi ripartire. Io vedo c'è tantissimi infortuni a questi mondiali. Cioè, alla fine, il fatto di non giocare, non avere tanti giocatori nazionali come alla Fiorentina, sarà un vantaggio rispetto alle squadre che hanno tanti nazionali, arriveranno e dovranno anche concludere campionati. Quello sì, di preparazioni sì, fatte sarà un vantaggio e sarà interessante vedere come le squadre che hanno tanti nazionali struttureranno la preparazione, cioè mettere subito benzina nelle gambe, magari partendo lente per poi arrivare alla fine, oppure puntare su partire bene, cercando di incamerare punti per poi magari calare alla fine, perché il Napoli ha 8 punti sul Milan e 10 su lei, quindi se facesse per esempio anche solo 3 punti tra Inter e lei che le incontra nelle prime 3 partite del 2023, non dico che ha già vinto il campionato, ma ha già messo un bel vantaggio, quindi se poi dovesse calare per un discorso di preparazione potrebbe anche gestire insomma il vantaggio senza grossi problemi. Però considera che ci sono le 3-4 squadre in cima alla classifica, Napoli, Inter, Milan, che non le riprenderemo mai, quindi possono avere anche 20 giocatori. Io parlo, fa riferimento a noi, alla Fiorentina. Poi ci sono Atalanta, Udinese che non hanno coppe, quindi in teoria i giocatori giocano solo un campionato, quindi hanno tutto il suo tempo, quindi secondo me non incide tantissimo il mondiale, anche perché io ho questa idea qui di giocatori stanchi. Sinceramente a me non mi va giù giocatori stanchi. È una crociata da settembre. No, io non mi va giù perché abbiamo dei sistemi oggi a livello atletico che sono curati nei minimi particolari in tutti i settori, che l'infortunio viene, ma è normale, può venire anche se giochi poco, perché magari non fai vita, perché magari mangi male. E quindi tutto questo secondo me è un po' una bischierata. Cioè, perché se guardiamo i giocatori, se vai a letto alle 9 e ti riposi, mangi bene, cioè i ragazzi giovani, no, dai, insomma, se no veramente mi scappa da ridere. Quindi, ecco, tutto quello che si dice della fisicità, secondo me, insomma, se uno vuole le recupera senza problemi. Poi ho un crociato, ho situazioni che purtroppo infortuni gravi ma non sono all'ordine del giorno. Sorvoliamoci, se no, ragazzi, davvero. Intanto è uscito il comunicato ufficiale. Sì, è uscito il comunicato ufficiale, ci sono anche altre indiscrezioni. Ora si legge tutto, perché addirittura parlano come sostituto di Arrivabene, parlano di Scannavino, che è ex preparatore Juve, Inter, Sampdoria e anche Italia. Scannavino. E come presidente c'è il nome di Lapoel Khan e di Nasi, il cugino, e dice addirittura Del Piero in società. Eccoci. Queste sono le indiscrezioni. Però ci manca un campione come Del Piero che venga qui in volo. Mentre infangato. Sì, infatti. Mentre il comunicato ufficiale, ne leggiamo un estratto perché altrimenti è abbastanza lungo. I membri del consiglio di amministrazione, considerata la centralità e la rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti, hanno ritenuto conforme al migliore interesse sociale raccomandare che la Juventus si doti di un nuovo consiglio di amministrazione che affronti questi temi, si legge questo. A tal fine, su proposta del presidente Andrea Agnelli e onde consentire che la decisione sul rinnovo del consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibile all'assemblea degli azionisti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione presenti alla riunione hanno dichiarato di rinunciare all'incarico. Ecco. Si parla anche di 200 milioni di euro di bilanci. Ho letto così. Poi rimarranno in carica fino a che. Tra plusvalenze, poi ci sono gli stipendi rigirati durante la pandemia. C'è qualcosa che non quadra. No, ma è la tredicesima. Andiamo in pubblicità, ne parliamo ancora subito dopo, nell'ultima parte del Salotto del Calcio. Allora,
Allora, ancora qualche minuto in compagnia del Salotto del Calcio. Allora, andiamo ancora a vedere quali sono per i nostri opinionisti, quali saranno le prossime mosse della Fiorentina, a parlare ancora di Viola, anche perché in questa settimana è arrivata anche la notizia che la Fiorentina non svolgerà il consueto ritiro a Moena, ma sembra aver scelto il Viola Park. Tutto risparmio. E c'è stata molta polemica. Sì, ora, io parto, intanto voglio sapere se secondo voi è una scelta adeguata oppure no. Poi dopo lo commentiamo. È di risparmio? Sì o no? A risparmio. Ma non lo so. Non sei convinto? Non sono convinto. Ma se deve essere la nuova casa della Fiorentina, è giusto che sia la casa della Fiorentina. L'unico problema penso sia il caldo. È quello. Che non sia una cosa. Che preparazione viene fatta lì? Molto caldo a Firenze. Giocheranno nelle ore meno calde della però giornata. No, non è neanche l'unica, sarebbe la Fiorentina a fare a casa sua il ritiro. Veramente Roma. Anche l'Inter, sì. Che, insomma, Milano non è certo più fresca. Paolo? Secondo me, siccome non ci sono le partite della Fiorentina sulle quali fare polemiche, non ci sono per il momento troppe chiacchiere di mercato sulle quali fare polemiche, i tifosi hanno trovato questa questione della sede del ritiro per anche perché a Moena sono molto preoccupati. Credo che tanto l'utilità o meno del ritiro al Viola Park piuttosto che a Moena sulla Luna verrà condizionata dai risultati dalla ripresa in poi. Se la Fiorentina facendo il ritiro al Viola Park dovesse arrivare in Champions League, se lo dimenticherebbero tutti o comunque il Viola Park diventerebbe la sede migliore del mondo per sarà fare difficile il ritiro prima della seconda parte di stagione. Daniele, tu cosa ne pensi? No, io sono d'accordo, d'accordissimo. Per me è molto giusto, anche perché comunque, detto bene Saulo, è la nostra casa, quindi fra l'altro si rinnoverà, quindi penso sia molto, molto più giusto farlo in casa, dove abbiamo tutto il nostro ben servito e che comunque alla fine i giocatori, ti ripeto, il caldo è come quella della stanchezza, è uguale. Cioè si devono abituare, lavoreranno in maniera diversa e quindi non ci saranno problemi, anzi ci saranno solo dei vantaggi. Bisogna andare nell'acqua fresca dei fiumi su dell'alta montagna, ma ce l'hanno le vasche lo mettono, penso anche che una volta finito il Viola Park sfida a trovare una location più bella. Esatto. Se poi dovrebbe essere la location poi, più bella, scusami, io mi faccio una domanda. Il tifoso che dice meglio andare su, ma cavolo, ce l'hai in casa, prendi il motorino, arrivi, la vai a vedere la Fiorentina. Ecco, infatti io penso anche che un discorso di indotto sia una cosa molto positiva per la Fiorentina, perché alla fine Moena dall'evento ritiro della Fiorentina riusciva a ricavare comunque un introito discreto e pensiamo che Moena non è proprio dietro l'angolo. Il Viola Park sarebbe l'occasione anche per avvicinare la squadra alla piazza, se no? Le fanno avvicinare, anche se pensate, ci proviamo in tutti i modi a fartelo vedere positivamente. Se pensate quante persone vanno a Moena e quante non ci possono andare, Firenze avrebbe la sua squadra in preparazione, la sua città, e chissà se aprono anche qualche allenamento al pubblico, c'è anche da vedere qualche sorpresa di vedere tutto esaurito. Infatti qualche volta lo faranno di sicuro. Ghiotta. Dovrebbe aprire un po' di più le loro porte, un po' tutto. Però spostandosi al Viola Park intanto si avvicinano, cresce l'entusiasmo. E le fa un complesso, va detto, molto importante, il migliore in Europa, perché non c'è. C'è chi dice nel mondo. Anche nel mondo, che non credo ci sia un complesso del genere, con 10 campi e tutte le strutture, foresteria, insomma c'è tutto. Viene fatto una cosa, questo ha dato merito a questa società che ha fatto un buonissimo lavoro su questo. Bisogna intervenire anche sull'altra situazione. Anche su altri aspetti. Sì, altri aspetti. Molti ma piano aspetti. Piano ci arriveremo. Dalla comunicazione a tutto. Daniele non è d'accordo. No, perché ormai io penso che la mentalità della Fiorentina è questa. Cioè, il presidente è arrivato, ha dato dimostrazione che ha comunque speso che insomma limitandosi molto negli acquisti, però infatti. Centro sportivo, però non ha dato l'impressione che in futuro ha dato l'impressione che faremo bene. Ci mancherebbe. Se si faceva come 2 anni fa era finita. Compreremo e venderemo. E quindi sta dando dimostrazione che la squadra comunque
sarà questa. E il gradino quando lo facciamo? No, perché se te compri e vendi il gradino, te riesci una volta ad arrivare quasi in Europa League, invece di fare il saltello, non mi sembra presidente entrare, appunto, non mi sembra presidente per dovrà poter dimostrare la società qualcosa secondo in più. Secondo me un primo gradino potrebbe essere magari vincere quella competizione che a te Marco non ti piace tanto, ma che oltre a garantire un trofeo in bacheca permette di andare in Europa League. È lo stesso Paolo, perché non è che vanno a spendere perché vinci la Conference, no, cioè, anzi, se la vinci dice no, abbiamo vinto, quindi rifacciamo. Rimaniamo lì. Invece forse era meglio arrivare peggio, perlomeno ti rinforzi la squadra. Devi fine investire. È un cane che si morde la coda, che poi alla fine rimani sempre lì. Ormai, cioè, io ti dico la verità, non ho più fiducia. Lo stile è questo. Non ho più fiducia. Per me partiremo di nuovo per avere una Fiorentina come quest'anno. Sì, uguale, perché poi dove così puoi fare 10 punti di più o 10 punti meno, ma è questa. È normale, ma magari qualcuna di quelle che ci precedono potrebbe avere qualche intoppo. Sì, ma devi vincere, devi segnare quello, invece di andare a prendere i calciatori dove non sai cosa possano fare o delle sorprese così tanto per fare, prendi i calciatori fatti per fare questo famoso gradino senza spendere, ma va preso certi tipi di calciatori. Se te eri intelligente andavi e poi li prendevi, ora costano dei soldi e non ti toccano più. Già litigavano per uno più uno meno, ora poi io cominciano a chiedere 18 invece di 12. Marco, ma come, ma qualora si fosse avvicinato a corsi, commisso, si sarebbe sentito sicuramente alzare i prezzi. Tanto ormai è una costante. Io credo se fosse andato deciso lì a dirgli voglio Parise, voglio Vicario, tanto uno li prendevi, li opzionavi per l'anno dopo e cominciavi ad avere un rapporto diverso anche. Vedo anche Sauro è d'accordo. Lempoli, vedi Lempoli come fa? Lempoli due volte a vedere Lempoli, Vicario mi è piaciuto grande tanto. Portiere. È un grande portiere. Vedi Lempoli come fa? Ora Lempoli gli mancano attaccanti, Lempoli non è che può spendere, è una politica intelligente che fa Lempoli, sta ricercando di portare Caputo a casa. Quindi già la squadra è buona, è una squadra buonissima che gioca al calcio e hanno fatto vedere cose buone in campo. Se riprende anche uno come Caputo, ma che cosa in più c'è? Perché destro non è un attaccante, Piazza non è che fa tanto bene, però io dico, quando si parla di centro sportivo, che viene detto ora abbiamo fatto il centro sportivo per il futuro, ma non è che quanti giocatori vengono dal settore giovanile? È quello, sono 4 anni, pochi, ce n'è uno, una cosa percentuali minime, quindi farai un buon settore giovanile, ma di giocatori non è che ti vengano fuori. Quanti anni ci vuole per fare un buon settore giovanile? 10, 12, 13 forse, se ce la fai. Qui non si tratta del centro sportivo, ok, il centro sportivo porta, economicamente parlando, porta pubblico, porta alla società prestigio, ma poi alla fine devi comprare giocatori. No, e poi soprattutto non basta il centro sportivo per far venire fuori un buon settore giovanile, nel senso che devi scegliere gli allenatori giusti, devi organizzare il vivaio in modo giusto, magari creando il giusto collegamento tra una squadra e l'altra, in modo che appunto quando un giocatore esce da una squadra sia subito pronto per quell'altra, magari iniziare a fare il discorso della seconda squadra, che comunque a lei ha permesso di crescere dei giovani Miretti, in casa e di trovarseli per la prima squadra come Miretti faceva. Questo è il discorso anche nella società, certamente. Ma ha già detto di no, ha già detto di no, perché ha detto bene, bisogna fare la seconda squadra, ma ha già detto che costa troppo, perché Barone ha detto che costa 7 milioni di euro l'anno, anche quello è accantonato, che devi sperare di trovare i bonus, sono finiti ora al settore giovanile, c'è Bianco e potrebbe essere un però profilo anche questa cosa che la seconda squadra costa troppo. A me sinceramente fa un po' sorridere, perché la Fiorentina è una di quelle squadre che al ritiro di Moena o dov'è d'estate si ritrova sempre con 40 giocatori. Ma siamo sicuri che piuttosto che avere 40 giocatori se facesse la seconda squadra e quindi come dire, riorganizzasse il tutto in modo diverso spenderebbe tanto di appunto più. Vabbè, ma se te vai a disquisire su questi 7 milioni di euro, la società deve investire per fare questo. Prandelli
disse bene anni indietro del centro sportivo e porterebbe dei punti in più, ma con la squadra che avevamo diversi anni fa, fa una squadra così con centro sportivo, hai tutto il settore giovanile e tutta la situazione intorno, allora a quel punto puoi costruire veramente una squadra buona. Sì, ma però anche perché seguendo il discorso che facevo poco fa, cioè un conto è arrivare a giugno, c'hai tutti i giovani che ti rientrano e li inizi a dare in prestito a squadre di B, C, D, non sai se giocano. Se invece li raggruppi tra virgolette nella seconda squadra e sai che giocano perché è la tua seconda squadra, crei valore e quindi crei anche una base economica, certo, per investire, certo, per la prima squadra, o fai in modo che questi giocatori un domani possano arrivare alla prima squadra. La Roma, se invece, lo fa. La Roma lo sta facendo. Ma noi non possiamo fare riferimento all'Empoli, perché a volte mi dicono, ma ha visto l'Empoli lavora, allora a Empoli se retroceda non è uguale, intanto, è noi no, noi non possiamo retrocedere, certo. Quindi l'Empoli come struttura ha questa, cioè l'Empoli non deve vincere, non deve perdere, possibilmente non retrocede, però deve tirar fuori 4-5 ragazzi tutti gli anni. L'Empoli è, e lo fa, lo sta facendo. È una ditta che lavora così, sì. Noi no. L'Atalanta lavora sempre con i giovani, ma lavora in maniera diversa, nel senso che tiene i giocatori, ha fatto un buon settore giovanile, ma ha fatto anche una buona squadra, dove ha avuto risponse in Coppa dei Campioni, certo, quindi certo, ha lavorato sì con quella mentalità, ma in maniera diversa. E noi non lavoriamo né così e né così, siamo una via di mezzo. Noi, noi pensiamo al marketing, pensiamo al marketing e al centro sportivo. Come la troviamo? Dando via Milenkovic e dando via altri giocatori, e chi si va a prendere? Altri giocatori meglio? Dove sono? Qui devi fermare questi giocatori, li devi tenere, quanto ti costano, come si è sempre detto, e poi devi inserire dentro. Fanno. Perché è inutile andare a cercare un centravanti, 7 centravanti tutti uguali che fanno 2 al campionato, e devi prendere uno. Devi saper inserire bene e cercare di crescere allora piano piano, esatto, perché è come l'Atalanta, i primi anni vendeva molto di più. Invece negli ultimi anni, comunque, nonostante offerte importanti, ha tenuto Pasalic, Malinowski, certo, Muriel Zapata, lo stesso Gosens, è cresciuta ovviamente anche a livello economico, ma è partita da una base, cioè l'Atalanta base prima c'era, che arrivasse Gasperini lottava per la salvezza, certo, non è che da un anno all'altro ha speso 50 milioni, è comunque partita dal basso, e vuol dire che se invece di magari fare tanti discorsi e dire non si può arrivare più di un certo livello, cominci a lavorare, scegli le persone giuste, il risultato li può ottenere. Però per arrivare lassù, come ha detto Barone, non è che ha scoperto la quadra, ha detto che doveva andare in Champions, c'è l'ogio, ma per arrivare in Champions ci devi arrivare. Allora a quel punto arriva gli sponsor, certo, arriva dei soldi in più e investi, ma non si può tutti gli anni mandare via i migliori, o tutti loro vogliono andare via appena c'è una vocina e arriva, così no, non è possibile. Perché ancora non è ben chiaro qual è poi non qual è mai stato il progetto, dire, non è mai stato per possono dire. Allora, dillo chiaramente, metti tutti per benino a sedere, la nostra società sarà questa, faremo questo, quello che verrà, verrà. Allora, tutti lo sappiamo, ci mettiamo l'animo in pace e vediamo cosa fa. Qualche messaggio in più rispetto alla precedente proprietà viene dato. Ah, sì, ci mancherebbe, insomma, anche perché meno era difficile. Un miglioramento c'è stato, almeno in questo senso. Almeno in questo senso. Almeno meno. Allora, siamo giunti quasi al termine della puntata, quindi io direi intanto di andare a scoprire cosa hanno scritto i nostri telespettatori riguardo al sondaggio, cioè qual è la squadra che si aspettano come possibile vincente di questo mondiale 2022 in Qatar. Allora, ce ne sono diverse, prevale il Brasile, devo essere sincera, però hanno nominato anche la Francia, l'Argentina, la Croazia, vedi, e l'Inghilterra. Potrebbe essere un outsider questa. Attenzione alla Germania. E chissà, no, che invece la Germania niente, nessuno la nota, solo attenzione. No, un nostro ascoltatore prima aveva scritto, non si era fatto il tempo a leggere, della Germania, salvo solo il gesto simbolico di tapparsi con la bocca. Ecco, vedi, quello è stato un quello gesto importante. Comunque hanno ragione i telespettatori, attenzione anche all'Inghilterra, perché comunque viene da un terzo posto ai mondiali e da un secondo agli europei. Non c'è il discorso come per tutti i mondiali estivi che i giocatori inglesi arrivano stanchi, perché in Inghilterra notoriamente si gioca di più. È una bella squadra con tante alternative, chissà che non interrompa il digiuno che ormai
continua dal 66. Quindi aggiungiamo anche l'Inghilterra. Paolo, se vuoi puoi metterlo nel sondaggio, puoi usare anche tu. Intanto ci avviciniamo anche alle festività natalizie, quindi cominciano le prime cene, i primi eventi per festeggiare il Natale, e anche il Ferrari Club, che è proprio alla carrozzeria calcianese e che conta tantissimi iscritti, finalmente dopo il periodo, insomma, del Covid, che ci ha obbligato un po' a stare a distanza, organizza una nuova cena proprio del Ferrari Club. Sauro. Sì, dopo quasi 3 anni siamo tornati a fare la cena del club, perché per le vicissitudini del Covid avevamo interrotto, e abbiamo anche colto l'occasione con la nostra pratese Arianna, finalista Miss Italia, sarà la nostra invitata d'onore. Oltre che ritrovarsi, sinceramente speravamo di festeggiare un mondiale, visto come siamo partiti bene, siamo arrivati male. Comunque è sempre un'occasione per stare insieme e ritrovarsi un po' con i soci e ripartire, che finalmente quest'anno, dopo 3 anni, Ferrari ci rinizierà a rinvitarci in fabbrica a vedere la produzione, a vedere tutti i gioielli della Formula 1, tutto il programma XX Formula 1 clienti, e dai, è una ripartenza finalmente anche per noi, sperando che il prossimo anno porti più fortuna, perché nel frattempo sembra ci sia una evoluzione anche in Ferrari. Sì, esatto. Che deve essere un po' quella zona che sono lì collegati. Ma noi siamo tutti invitati, ti non diretta. Tutti invitati, poi, ovviamente. No, perché chi poi vuole venire alla cena può venire in carrozzeria calcianese, c'è la sede del Ferrari Club, certo. Viene, si iscrive e viene a cena con noi. Primi 10 del mondo. Siamo stati tra i primi 10 del mondo. Adesso si spera di risalire anche noi, perché rinizierà le iscrizioni, ritornando in fabbrica, ritornando ai Gran Premi. Poi tornando ad essere anche più competitiva la Ferrari, perché quest'anno comunque è una partita competitiva, molto competitiva. Bene, con il piede poi ci siamo piantati lì e gli altri si sono svegliati. Ho superato. Quelli specialmente con le lattine si sono svegliati tutto insieme. Sì. Non so che c'hanno in quelle lattine, hanno messo le ali, anche troppo. Esatto, però ecco, ricordiamo allora il 9 dicembre questo bel evento, nella splendida, una ripartenza. Nella splendida Villa Guicciardini a Prato, Villa Guicciardini del nostro amico Manuele Loconte, che ha fatto una location spettacolare. Vero, bella, ci sono stati. Mancava a Prato una location così, e noi ce la godiamo tutta. E ci portiamo anche la Miss, sì. Giustamente, in bellezza. Ci sarà anche Arianna. Venite, ti aspetto. Bene. Allora, io ringrazio tutti gli opinionisti di questa sera. Marco Mordini. Buonasera a tutti, alla prossima. Sauro Migliori. Grazie, buonasera. Paolo Laura Lamia. Buonasera a tutti. Daniele Innocenti. Buonasera, salve. E così come abbiamo iniziato con il comparto femminile, chiudiamo anche così. Intanto facciamo un grandissimo in bocca al lupo ad Arianna. Grazie. Per il concorso ci terremo aggiornati e terremo aggiornati anche i nostri telespettatori, quindi in bocca al lupo, mi raccomando, sempre fiera come questa sera. Certo. Poi io ringrazio Laura Pugelli. Grazie a voi, buonasera a tutti. Tutti voi che ci avete seguito da casa e che ovviamente siete invitati all'appuntamento lunedì prossimo sempre alle 21 su TVL, vi auguriamo un buon proseguimento di mondiale e anche di sera. Con la Germania sicuramente. Sempre con la Germania ormai.